Grande Regas, eccoci. Ragazzi, innanzitutto questa non è una televendita, lo dico per quelle persone che gironzolano, vanno a stuzzicare sui canali e a disturbare, no? E a prendere in giro. Quindi questo qui è semplicemente una richiesta che ogni tanto voi che siete dall'altra parte, voi che siete i miei amici, mi chiedete. Ma mi chiedete perché magari ho già presentato un altro prodotto e mi dice Vince, ma non è che riesci a trovare un altro magari più alla portata di tutti, magari un po' più economico, che io capisco perfettamente perché per me siete tutti fratelli, io vi capisco, so in che periodo stiamo, allora io cerco comunque di accontentarvi nei limiti quando mi chiedete qualcosa. Questo qui, ragazzi, è stato veramente semplicissimo. A parte che c'è stato anche il mio amico Michele che l'ha già testato, ha fatto un video e io ho contattato il proprietario di questo tester e ho detto io vorrei recensire questo prodotto e farlo vedere a loro perché ho visto che il prezzo è un buon prezzo. E voi sapete benissimo, ragazzi, e chi mi conosce, chi mi segue anche sul gruppo Telegram sa benissimo che quando io mi metto dietro a fare un tester, innanzitutto non è che mi arriva stamattina e io faccio la recensione, assolutamente no, perché io non ho bisogno di queste cose qua. Quindi io il tester lo provo e lo riprovo. Poi, tra l'altro, ho la possibilità, ho la fortuna di lavorare in un'officina, quindi di macchine dalla mattina alla sera mi entrano e io lo vado anche a usare semplicemente solo per capire lui cosa fa e se rispetta tutto i valori che va a leggere. E l'ho già confrontato con un'altra apparecchiatura professionale, ecco. E direi che si è comportata anche bene per quello che fa, piccolo com'è, direi che è proprio ad hoc. E quindi dicevo, parlando con il proprietario, il venditore, ho detto: guarda, io lo voglio far vedere ai miei ragazzi, ai miei follower, però a una condizione: io voglio anche un codice sconto perché non dico tutti, ma qualcuno lo acquisterà. Quindi io nelle descrizioni del video, oltre il link Amazon che trovate, lo sapete benissimo, no? E il buon Vincenzino vi mette dei link Amazon per supportare il canale del piccolo meccanico. Faccio un acquisto, lo compro e poi dopo lo recensiamo insieme. Avete capito? Quindi ho detto, a me serve un codice sconto che lo devo mettere nelle descrizioni del video. Perché i ragazzi, quando lo devono acquistare, devono avere lo sconto. No, non so di quant'è, però lui ha detto non c'è problema. Quindi, a fine video, ragazzi, nella descrizione del video troverete il codice sconto per andare ad acquistarlo. E dicevo, questa è la marca King Bolen. Magari qualcuno di voi dice non l'ho mai sentita, però siamo qui insieme a capire realmente lui che capacità ha. E dicevo prima, è un test batteria a tutti gli effetti. Riusciamo ad andare a controllare anche la carica. E tante altre cose, e la cosa interessante e carina è che ha anche una sorta di multimetro all'interno, molto carina, che dopo andiamo a spulciare. Poi, ragazzi, ovviamente io l'ho già aperto perché l'ho testato. Il cavetto che trovate all'interno serve soltanto per trasmettere i dati, nel senso che dopo aver fatto una prova su una vettura, lui ha una memoria interna che la immagazzina, no? Non avendo una stampa lui giustamente, però avete il cavettino, lo collegate sotto, lo collegate al vostro computer e se volete vi potete scaricare quello che lui ha registrato. O semplicemente questo qua si può utilizzare anche se c'è un aggiornamento per quanto riguarda questo tester e voi potete tranquillamente aggiornarlo, quindi scaricare, fare il download e aggiornare all'ultima versione. In teoria lui quando arriva è già all'ultima versione, quindi è già pronto per essere utilizzato. Questa è la sua confezione, non è grandissima anche perché lui è piccolino, tutto bello, piccolo e concentrato. Quindi confezione, cavetto, questo qui era dentro lui. Ok, protetto, e poi abbiamo il libretto delle istruzioni che è in inglese. Ma ragazzi, so benissimo che se voi comprate questo qui è perché dovete fare quello che io adesso vado a fare, anzi, andiamo a fare: controllare la batteria, vedere se carica. Direi che la maggior parte è quella, quindi è veramente intuitivo. Uno che ne sa un po', che mastica, questo è veramente intuitivo. Basta collegare i cavi e partire, ma veramente un gioco da ragazzi. Quindi io mi sono preparato una vettura,
la mia bicicletta, che voi mi dite, cioè che c'entra la bicicletta? Vabbè, adesso poi vi racconto. E poi lì per terra c'è una batteria che ho sostituito su una Kia Picanto. Quindi io direi che siamo pronti. Siamo già a 5 minuti, direi che possiamo già partire, se no andiamo. Andiamo a vederlo più da vicino, prima di vederlo in azione. È bello, leggero, e sta nel palmo di una mano, oserei dire anche tascabile. Sì, sì, secondo me nella tasca ci sta. Giacca, pantaloni, vabbè, è tascabile, secondo me è tascabile. Cavo, i cavi ragazzi si ostinano a farli corti, non c'è niente da fare. Quando c'è da fare la prova di fare l'accensione e accelerare, che ovviamente lui ce lo dice, quando bisogna fare la prova appunto di carica, bisognerebbe farlo in due, uno che guarda davanti e uno che accelera, a meno che non si fa delle acrobazie come faccio io, che ci si riesce, ecco, per l'amor di Dio. Cavettino dati da collegare al PC, libretto di istruzioni in inglese, ma come dicevo prima ragazzi, va bene anche senza andare lì a fare la traduzione, è talmente facile da usare, intuitivo, che secondo me serve ben poco, ecco. Però come tutte le cose, un'occhiata gli si può anche dare, perché magari possono venire fuori dei simboli qui sopra qui, e uno magari va a leggere sul libretto e dice cos'è sto simbolo. Allora, positivo a sinistra, negativo a destra. Capita con delle altre strumentazioni che se inavvertitamente andiamo a mettere i cavi a contrario, il tester ce lo dice bello, hai sbagliato. E allora vogliamo fare la prova, vogliamo vedere se lo fa anche lui. Quindi abbiamo detto positivo e noi gli mettiamo il negativo. Tac. Quando collego sopra, andiamo a vedere lui cosa ci dice. Ops. Dice bello, hai sbagliato. Hai sbagliato di grosso, quindi noi lo leggiamo e andiamo a invertire i cavi, quindi positivo e negativo. Clips, ok, e questa è la schermata, speriamo che si vede. Io ho scelto lo sfondo bianco, ma si può anche cambiare. Innanzitutto qui abbiamo appunto la lingua in inglese, possiamo andare a cambiarla, portarla in italiano. Non vi aspettate un gran italiano, però c'è, ma ripeto, è talmente intuitivo che secondo me non si può sbagliare. Ma comunque andiamo comunque a impostare la lingua, giusto per iniziare, perché quando vi arriva sarà in inglese e vedremo insieme come portarlo in italiano. Quindi setup, linguaggio, è la prima voce, si vede. Facciamo una cosa. Tema, io l'avevo messo su tema 2 perché secondo me si vede meglio. Proviamo a fare tema 2 e col nero sembra che si vede meglio, può essere? Vabbè. Linguaggio: English, tedesco, spagnolo, francese, italiano. Perfetto, quindi le lingue le abbiamo già viste. Il tema era la colorazione. E visto che siamo qua dentro, andiamo a vedere altre cose. Test di autoverifica. Andiamo a vedere, andiamo a curiosare, io già lo so. Display test di tastiera, beep test. Andiamo a vedere, ok? Ah, possiamo scegliere lo sfondo qui, guardate. La colorazione per quando faremo i test. Beh, bello. Infatti ce lo dice, guarda, display test, quindi in fase di test possiamo scegliere la colorazione che più ci piace. Test di tastiera, andiamo a vedere. Ecco, si illumina, ci dice di cliccare sulla freccia in alto, guardate. Ovviamente non è touch, no, mi va di dirlo perché magari qualcuno dice ma sarà touch? No, quindi ci dice di cliccare lì sotto, destra, sinistra. Beh, tutto ok. Giù, bip, bip test. Andiamo a vedere. Ah, praticamente ragazzi,
ha fatto proprio un'autoverifica per vedere se è tutto funzionante. A quanto pare qui è tutto funzionante, quindi possiamo anche tornare indietro. Voi cosa dite? Cicalino, sarebbe questo che stiamo già sentendo, sentite? A quanto pare c'è. Andiamo a vedere se funziona. Ah, no, qui ci dice se lo vogliamo o no. Beh, certo che può essere anche fastidioso. Qualcuno di voi dice, ma mamma mia, sto coso ogni volta che schiaccio. Ecco, è più bello senza. È vero? Facciamo senza cicalino, dai. Informazioni. Qui informazioni c'è, guardate. C'è l'hardware, c'è la data. Vedete? 0203 2022. Come vi dicevo prima, normalmente li danno già con l'ultima versione aggiornata. Questo è il sito www.kingbolen.com. Magari uno ogni tanto può andare a vedere se ci sono delle un'ultima aggiornamento, se lo può scaricare tramite il cavettino. Ma qui a quanto pare, dalla data che c'è, si presume che potrebbe essere già l'ultimo. Voi cosa dite? Torniamo indietro. Eravamo qui, quindi setup adesso è diventato impostare. Beh, qui c'è no, torniamo indietro, ho fatto ok. Volevo andare avanti così. Qui abbiamo già il multimetro, guardate. Ma ve lo faccio vedere dopo. Torniamo indietro. Quindi proprio dall'icona iniziale. Livello batteria. Ok? Livello batteria. Quindi, ragazzi, c'ho sto riflesso dentro. Non so dove mettermi. Scusate. Sto cercando di stare io davanti per fare meno, per fare ombra. Ecco. Allora, appena entriamo dentro, ci chiede se è una batteria da 6 volt o da 12. Non è neanche da chiedere. Siamo su un 12. Qui ci dice test veloce nel veicolo o fuori dal veicolo. Quindi in questo caso noi l'abbiamo sul veicolo, ok? Noi possiamo farli tutti e tre, andare a vedere, no? Quindi cosa abbiamo? Test veloce, si presume, cioè non che si presume, è evidente, volevo dire, che è il test veloce sulla batteria. Quindi entriamo dentro. Si prega di confermare che il motore è spento, altrimenti il risultato del test sarà influenzato. Immettere il valore sull'etichetta delle batterie, quindi gli ampere, qui ci dice, ok? Noi abbiamo un 60 ampere, ok? Abbiamo un 60 ampere e poi abbiamo un 480 EN, quindi 60 e torniamo indietro. Ecco qua, 60. Ok, c'è da dire una cosa, ragazzi, che io ho tolto il sonoro. Forse è meglio che ce lo lasciavo, perché praticamente quando è rotta la batteria, lui emette anche dei beep. Sarà meglio che li andiamo a mettere. Vabbè, allora ci dice che la batteria, come tutti ben sappiamo, innanzitutto, la voce che è qui in mezzo, che sarebbe SOH, sta a indicare lo stato di salute. Ok? C'è il riflesso. Quindi SOH è lo stato di salute della batteria, ok? Ed è al 100%, ok? Questo test ci dice così. Poi, se andiamo a digitare qua più in basso, questa qua, ci viene fuori invece SOC, che invece sarebbe lo stato di carica della batteria, ed è 88%, ok? Qui ci dà i voltaggi, guardate, qui ci dà gli amperaggi, amperora, e dicevo, in mezzo poi qua ci dà buona. In altri casi, se per esempio la batteria non è buona, qui in mezzo qui ci sarà una stringa che scivola che dice che la batteria è da sostituire. Per quanto riguarda queste sigle SOC, SOH, quindi abbiamo detto che SOC sarebbe lo stato della carica. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se voi camminate, più camminate, questo qua ovviamente sarà sempre più al massimo, potrebbe anche raggiungere i 90 e i 100, ok? Quindi al massimo. Se per esempio su S, Madonna, non ci vede, SOC H sarebbe lo stato di salute. Se questo qui, lo stato di salute, anziché di essere al 100 è al 50, ok? Lui vi dirà che la batteria è da sostituire, ok? Nonostante la carica è al 100%. Poi specialmente sulle vetture che hanno lo start and stop ancora peggio.
Perché lì addirittura, come tutti ben sapete, perché so che siete molto bravi, quando una batteria non è efficiente al 100%, la prima cosa che soffre è proprio lo start and stop. Infatti c'è gente che dice, ma come da sostituire se la macchina va in moto, cioè non è mai lasciata a piedi, perché dice che è da sostituire? Perché purtroppo lo start and stop ha deciso così. Quindi, voglio dire, in questi, la differenza dov'è? È lì che volevo arrivare, no? Che su delle vetture che non c'è uno start and stop, diciamo che è uno non se ne accorge neanche, ok? Perché va sempre in moto, però magari se uno va a fare un test, il test vi dice che lo stato di salute non è più efficiente come quando l'avete comprato, quindi al 100%, perché a lungo andare, voglio dire, lo stato di salute poi cala con degli anni. La carica può essere sempre carica, perché giustamente uno utilizzando la macchina tutti i giorni, lei si mantiene carica, ma lo stato di salute no. Ok, volevo fare questa piccola parentesi, questa piccola differenza. Facciamo una cosa. Allora, adesso abbiamo fatto il test veloce. Andiamo ad attivare il beep. Cosa dite? Ecco qua. Allora, torniamo su. Livello batteria. Abbiamo detto 12, perfetto. Adesso scendiamo giù e facciamo l'altro nel veicolo, perché noi l'abbiamo sul veicolo, ok? Test della batteria, test di ricarica, test di avvio, test di carico. Questi sono quattro test, li possiamo fare tutti e quattro. Quindi partiamo dal primo. Si prega di confermare che il motore è spento, altrimenti il risultato del test sarà influenzato. Perfetto. Qui ci fa scegliere il tipo di batteria. Noi qui abbiamo una batteria standard e vi dico già che è la prima in alto, perché se voi andate a leggere le altre sotto capirete bene che è la prima, perché la seconda è AGM, piatto piano, spirale, sempre AGM, sono se c'è gel e FB. Noi abbiamo il primo, una batteria classica, questa qui, quindi scegliamo la prima. Ci chiede se cos'è una N. Normalmente la maggior parte sono tutte N, ok? N. Ci chiede appunto gli ampere. E abbiamo detto che noi abbiamo un 480 di spunto, ok? Ok, 480. Andiamo dentro. Normale, ok? Quindi sta batteria è buona. E ci riporta sempre qui in alto la scritta SOH, che sarebbe lo stato di salute, ci dice che è all'80%, eh? Andiamo a vedere la carica. Possiamo vedere spostandoci con questi due tasti. SOC ci dice che la carica è 88%. Sono sicuro che se la mettiamo in moto, andiamo a fare un giro, quindi superate 2-3 mila giri, e poi dopo ritorniamo dentro, dopo che la macchina ha camminato un po', rifacciamo il test, e qui da 88 può andare anche oltre, perché la batteria nel frattempo si ricarica, ok? È lì la cosa che vi volevo far capire. Direi che con questi due test siamo anche a posto, quindi torniamo indietro, perché adesso abbiamo fatto il test della batteria, non è nient'altro quello che abbiamo fatto anche prima, solo che la differenza è che adesso i poli sono collegati, mentre prima si poteva fare anche senza avere la batteria collegata sulla macchina. Quella è la differenza. No, forse non mi avete capito, lo so. Dicevo, il test veloce, se magari avete la batteria per terra, ok? Nel veicolo è quando è collegata, quindi c'è la sua differenza, ecco, lì volevo dire. Allora, nel veicolo, quindi andiamo avanti. Noi abbiamo fatto la prima, quindi test della batteria, scendiamo giù, test di ricarica. E qui arriva il bello, perché io vi devo spostare, provo a mettervi qua, ok? Vediamo. Ce la dobbiamo fare, ragazzi. Ma voi vi metto qua, tutto di traverso, state, speriamo che non cadete. Ok? Allora, io provo a leggere perché non so se si vede. Allora, abbiamo scelto test di ricarica, quindi la seconda voce. C'è questo grafico, ok? Test di ondulazione. Dopo un po' che aspettiamo, lui riparte e dice metti in moto e mantieni la vettura 2535, ok? E poi premere ok. Ecco, mo qui arriva il bello. Pronti?
Ma ce la devo fare. Tra l'altro questa è una Kia, bisogna anche schiacciare la frizione. Vabbè, frizione, metti in moto. Olè. Premiamo ok. No, ho sbagliato, mannaggia, pesce spada io. Ma che cazzo stai a dire? Non ho accelerato. Torniamo indietro. Scusate. Allora, test di ricarica. Mannaggia. È bello questo, ragazzi. Allora, test di ondulazione. Ok, lo fa da solo, guardate. Poi dopo un po'. Scusate, ragazzi. Allora, test. Potrei anche tagliare sta parte, ma non taglio. Dice metti in moto e tieni premuto e accelera. Sorry ragazzi, sorry. Quindi frizione, metti in moto. Ecco qua. Caricato 13.24, scaricato 14.20, ondulazione. Risultati, nessuna uscita. Vabbè, torniamo indietro. Spegniamo. Queste sono tutte prove, tutti test, eh. Andiamo sulla terza. Test di avvio. Si prega di spegnere il motore prima di iniziare il test. Ok, fatto. Avvia il motore. Ecco, tempo 12,37 ms, abilità iniziale normale, voltaggio 11,62 volts. Quindi questo era il test sull'avviamento. Ultimo test è quello di carico. Quindi entriamo. Pieno carico, mantenere 2000-2005 e premere ok. Metti in moto. Olè. Ok. Attuale 13-14. Minimo. Vabbè, lasciamo a minimo, sennò non mi sentite. Minimo 13,85, 12,8. Capacità di carico buona. Beh, allora tutto a posto, ragazzi. Spegniamo, spegniamo. Non facciamo puzza qua dentro. Ah, madonna mia. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Vincenzino tutto storto era. Mezzo dentro, mezzo fuori. Andiamo, andiamo, andiamo. Allora, dove ci mettiamo? Qua. Olè. Ragazzi, questi test l'abbiamo fatto. Torniamo indietro. Erano quattro. Fuori dal veicolo. Fuori dal veicolo non è così, perché noi ce l'abbiamo sopra, quindi io direi che questo qua ce lo possiamo riservare su una batteria che abbiamo per terra, proprio quello lì che io ho lì a terra, ok? Quindi stacchiamo da questa macchina, a quanto pare questa batteria è buona, eh? Cosa ne dite? Allora, e vi porto, dove vi porto? Facciamo una cosa, voilà. Andiamo sta batteria di questa Picanto che ho cambiato. Allora, vi dico subito sta batteria qua cosa faceva. Questa batteria, se camminavi, niente, a un certo punto praticamente, essendo che questo è un ragazzo che la usa per portare le pizze in giro, lui mette in moto, spegne, mette in moto, spegne, mette in moto e spegne, a volte anche con i fari accesi. Praticamente gli è successo che una sera mi ha chiamato, è rimasto a piedi, sono andato a mettere in moto col booster e è andato in moto e dopo è sempre andato in moto, però io ovviamente ho fatto il test e me la dava da cambiare. Adesso vi spiego la motivazione. Quindi positivo, negativo. Allora, si è acceso? Certo che si è acceso. Madonna, sul riflesso si sta proprio ammazzando. Ah, così è più bello. Andiamo a fare il test e ci riserviamo l'ultimo, quindi fuori dal veicolo. Ok, normale, quindi la prima voce, e questa è una EN330, quindi EN330,
Troppo vicino? 3.30, si vede? Sì. Allora, innanzitutto qui c'è il beep che ci segnala che la batteria è andata, ok? Ci vedete ragazzi? Allora, sono io che non ci vedo. Allora, la scritta in alto ci dice, questa qua, che è una SOH che sta come stato di salute. Ok, guardate dov'è il stato di salute, proprio qui, tra il 30 e il 40. Ok, guardate. Quindi per la macchina questa batteria non è efficiente, ok? Perciò in alcuni casi non andava in moto. L'unica cosa che la faceva andare in moto, sapete qual è? Andiamo a vedere la carica. Guardate la carica dov'è? SOC, stato della carica. È a 88%. Quindi cosa succedeva? Che lui, stranamente, quella sera lì l'ha lasciata a piedi, ma dopo è sempre andato in moto. Più camminava, giustamente, la batteria più stava in carica. Però appena lui magari si fermava un attimo con le luci accese, andava giù. E andava giù, ma perché? Perché guardate un po' lo stato di salute. È tra il 30 e il 40. Questa qua è digitale, guardate, cioè è analogica, no? Sono da 0, 10, 20, 30, 40, 50 fino ad arrivare a 100. Perché se voi notate qui in basso, vedete che ce l'ha da 12.53, scusate. Quindi come se la batteria fosse anche carica. Infatti me la dà sul quasi 90% di carica, ok? Però l'ho dovuta sostituire. Adesso usciamo fuori, vi voglio far vedere un'altra cosa. Una cosa velocissima. Allora, l'altra icona di fianco è la forma d'onda. Quindi entriamo dentro e anche qui c'è un grafico, c'è questa linea qui che corre. E in questo caso lui sta anche registrando, perché poi tutte queste cose qua che noi stiamo vedendo noi le possiamo anche scaricarle dal computer, ok? Torniamo indietro. Questa qui secondo me interessa poco, ragazzi. Poi c'è revisione. Qui c'è la riproduzione della forma d'onda, ok? Queste sono quelle che ha registrato, eh? E poi invece c'è scritto sotto cancella quello che ha appena registrato. Queste icone qua secondo me a voi interessano ben poco, come anche a me. Qua invece c'è record, vuol dire che anche qui ci fa vedere l'ultimo record, ok, quello che abbiamo appena fatto, ok, il test batteria. Guardate, questa è proprio questa batteria qua, sostituire, c'è scritto qui in basso, proprio questa batteria qua. Quindi l'ha registrato e volendolo possiamo andare a cancellare. Elimina record, eliminiamolo. Ecco qua, abbiamo cancellato. Infatti andiamo dentro, non c'è più nessun dato. Vabbè, impostazione, alla fine abbiamo il multimetro 12, questa è una batteria 12, ci sta segnando qui la tacchetta bianca, guardate, è su, non vedo, un po' più su dei 12, ok? Proprio come ci diceva il tester. E poi qua ci sono altri dati, ma questo è andare a vedere, ragazzi, vi sono sincero, questo qua non l'ho neanche visto, cioè non l'ho neanche provato a fare, ma c'è scritto sul libretto di istruzione in inglese questo grafico qua. Ma alla fine questo è un multimetro, è come quando ci sono molti di voi che hanno un multimetro e vanno a mettere sulla polarità nero e rosso e ci dà il voltaggio. Questo quello è. Infatti questa batteria che è carica, guardate dove è adesso, è subito dopo i 12, ok? Forse non si vede qua sopra, qui ci sono dei numeri che partono da 0 fino ad arrivare a, non vedo, 16, ok? Ed è subito appena dopo il 12, questa qua bianca che vedete qua, spero che si vede, ok? Questa qua bianca, adesso vi faccio vedere sulla bicicletta cosa ho e vediamo questo qua dov'è, perché andremo a fare la stessa operazione anche lì. Oh mannaggia, allora quindi stacchiamo. La bicicletta, perché la bicicletta? È perché un giorno il buon Vincenzino non aveva niente da fare che ha montato un motore qui con una catena, eccolo qua. Quindi ho preso una catena, l'ho collegata qui, ok, e qua ho messo un motore di uno sterzo di un Opel Corsa, ok. Questo qua, questo rocchetto qui, e non è nient'altro che questo rocchetto qua di una ruota che avevo, l'ho tirato via e l'ho saldato qua sopra.
Sì, penso, c'è il dado. Vabbè, se no ho saldato gli ingranaggi allora, i denti sull'ingranaggio del motore, ok? Così l'ho stretto. E poi qua, vabbè, ho fatto una staffa, ho fatto queste boccoline qua dentro autofilettato, così io ho avvitato questo qua dentro. Ho fatto in modo che lui rimane in tensione, io posso pedalare normalmente e poi gli ho collegato la batteria sopra con un relè. Quindi relè, tramite relè, pulsantino qua sopra. Quindi quando la batteria è carica, io schiaccio il pulsante e il motore parte e mi girano le ruote. Vabbè, la ruota. Le ruote. Allora, andiamo. Qui abbiamo una Mercedes, una batteria di un Mercedes, ok? Queste qua le hanno dietro nel bagagliaio, era precisamente montata su una classe A 169 che faceva alcune cose. Adesso non mi ricordo al cliente cos'è che non gli andava. Vabbè, a noi questo non interessa. Positivo e negativo. Tac. Vediamo se si accende. Certo. Si accende. Andiamo nel multimetro, andiamo a vedere. 12. Oh, guardate un po' dov'è la linea. Si vede la linea bianca, che è al di sotto del 10, perché questa batteria qua penso di averlo caricato soltanto una volta io, e non ci ho mai girato. È più il fatto che è ferma e si scarica, guardate, non è neanche collegato, quindi qui segnala che proprio scarica la batteria, ma infatti lo è. Ricordiamoci che è al di sotto del 10, ok? Quindi andiamo a vedere. Usciamo fuori, andiamo a fare il test della batteria. Allora, abbiamo detto che comunque è un 12. Facciamo fuori dal veicolo, tanto la batteria è scollegata. Regolare, sì, è una batteria standard. È una N, vediamo. Qua sopra qui, ecco qua. È una N170 di spunto. Quindi N, ecco qua, qui c'è la stringa rossa che scorre verso sinistra, ci dice che è rotta la batteria. Allora, la SOH centrale, che sta a indicare lo stato di salute, è a zero, ok? Perché la batteria questa era proprio morta. Se la carico sta, ma un attimo, quindi SOH è al 0%. Andiamo SOC a terra, i volt, eccoli qua, guardate, 9.77 qua, quindi corrisponde al multimetro, ragazzi. Scusate, ma sto bip è proprio fastidioso. Avete visto che era... quant'era? Non mi ricordo più. 9.77, sì, 75. E infatti col multimetro ci dava anche lì che era al di sotto del 10. Quindi si trova, avete visto? Vabbè, è carino, dai, ragazzi. Cosa volete pretendere con questi soldini? Poi per di più il buon Vincenzino vi fa avere anche lo sconto? Io non lo so. Ragazzi, King Bolen BM580 lo dovete comprare, mannaggia pesce spada. Ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo video. Mi raccomando, fatemi sapere se l'avete preso, se vi trovate bene. Mi devo mettere qua perché c'è il riflesso, dopo si vede il buio. Dico, fatemi sapere se lo prendete, se avete ricevuto il codice sconto, perché se non ricevete il codice sconto il buon Vincenzino si arrabbia con il venditore. Quindi dicevo, fatemi sapere se lo comprate, se vi trovate bene. Nelle descrizioni del video, oltre al codice sconto, trovate i link Amazon che servono per supportare il piccolo meccanico. Nel frattempo è venuto a trovarmi i miei amici col carrozziere. Vuoi apparire nei video? Oh no, perché c'è Maurizio che lui non vuole mai apparire. Che Maurizio? Maurizio. Oh, quelli... Io sono qua. Ecco. Se avete bisogno, io sono a fianco a Vincenzo. Hanno visto già il tuo lavoro. Quando hai fatto le mie pinze, certo, dei freni, alla mia. Sono io. E le pinze dei freni di quel BMW bianco. Che colore erano? Blu. Azzurre. BMW, giustamente, perché è azzurro del BMW. Azzurro del BMW, lui si è fatto. Ma noi facciamo solo di sti lavori. Di gran lavoro, ragazzi.
Comunque direi che siamo arrivati veramente alla fine di questo video. Spero che vi ho fatto vedere tutto, ci siamo prolungati anche di un bel po'. Qui c'è King Bowling, ragazzi, comprate, fatemi sapere, soprattutto lo sconto. E che dire, ragazzi, iscrivetevi al canale perché è gratis. Mettete un bel like se vi è piaciuto, condividete e iscrivetevi, giustamente. E ragazzi, ovviamente attivando anche la campanella, così non perdete i prossimi video. Ovviamente noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao.